Zero borse di studio, zero mense, zero servizi è lo slogan urlato dagli studenti riuniti in sciopero oggi all'Aquila, che rivendicano lo stato di crisi del diritto allo studio che all'Aquila è totale. Stiamo manifestando qui in occasione anche della giornata di mobilitazione mondiale degli studenti, sia contro il DDL Gelmini che privatizzerà l'università pubblica italiana, che qui all'Aquila il diritto allo studio, visto che abbiamo una situazione veramente catastrofica, abbiamo una copertura delle borse di studio pari allo 0%, non abbiamo mense universitarie in nessuna sede universitaria, nessuna sala studio. Sono arrivati anche da fuori città studenti universitari e delle scuole superiori e personale amministrativo aderente alla CGIL, che ha proclamato lo sciopero per i propri lavoratori. La manifestazione del capoluogo nasce per sottolineare che l'Aquila, fino prima del terremoto annoverata come ideale città universitaria, oggi sembra aver perso la sua vocazione e il diritto allo studio e l'emergenza nelle emergenze. Cosa c'è di speciale nelle proteste degli studenti aquilani? C'è di straordinario, perché questo governo continua ad attaccare il diritto allo studio, continua ad attaccare la scuola e l'università, non solo attraverso i lavoratori, togliendo i contratti ai lavoratori, ma anche attaccando i giovani, gli studenti, che quindi rimangono senza diritto allo studio. E senza le risorse per il diritto allo studio è molto difficile oggi continuare a studiare, perché le famiglie hanno moltissimi problemi, la società abruzzese si è molto impoverita e quindi è un attacco frontale ad un diritto costituzionale. Gli studenti questi l'hanno capito benissimo e oggi hanno messo tutta la loro energia, tutto il loro coraggio nelle scuole, nelle università, per protestare insieme alla CGIL, che ha proclamato sciopero, perché noi oggi siamo in sciopero all'Aquila, in Abruzzo, dell'università, per l'intera giornata. Che cosa ha di particolare la situazione aquilana e come si fa a far emergere questa situazione critica nell'ambito di un contesto nazionale altrettanto critico? L'Aquila ha scelto di vivere e quindi è necessario che la CGIL, le organizzazioni, le associazioni, gli studenti promuovano dal basso tutti i giorni tutte le iniziative possibili per poter denunciare la disattenzione verso il valore della città capoluogo, che richiede non solo interventi, ma leggi speciali, leggi straordinarie, interventi specifici, perché l'Aquila merita un futuro con interventi normativi, economici, giuridici specifici per la città capoluogo. Ed è molto difficile perché la città è in grande difficoltà, la popolazione vive un malessere che è profondissimo e quindi è molto difficile mobilitare, spingere, promuovere la partecipazione per richiedere attenzione per l'Aquila con energia, con forza. Ma noi siamo qui e il 20 torneremo qui.